21esima edizione ProWine 2015, 9 padiglioni espositivi di cui l'Italia ne occupa ben 2. L'Italia è anche il primo paese espositore straniero dopo la Francia. Sono moltissime le collettive italiane presenti e iniziamo il nostro percorso tra i vari stand. Gianluca Bisol, a ProWine lei sta presentando delle nuove annate e anche una novità, ce ne vuole parlare? Beh, innanzitutto parliamo delle nuove annate, un'annata difficile come quella del 2014, invece ci ha regalato delle belle sorprese. E quest'anno abbiamo approfittato di questa bellissima fiera che sta diventando sempre più importante per presentare una nuova produzione che è il Bell Star Prosecco Brut, quindi è un prosecco DOC. Ci siamo espressi nella selezione delle migliori uve della zona DOC e con questo Brut abbiamo visto un grande apprezzamento del mercato e sicuramente avremo anche durante il ProWine raccoglieremo interessanti approcci a questo nostro prosecco. Con Elisa di Villa Maeli parliamo di fiori d'arancio, che è uno spumante un pochettino boccato. Mi racconti di più e soprattutto mi racconti questa bellissima iniziativa con gli chef dei prossimi mesi. Il moscato fiori d'arancio è uno spumante dolce, ha ottenuto dal 2011 la DOCG, che è la nostra unica per il momento DOCG sui colli euganei. È versatile come vitigno, quindi vedendo questo, cioè questa sua duttilità negli abbinamenti, mi è venuto in mente che si poteva spronare gli chef in modo che ci fosse una competizione di abbinare appunto delle preparazioni a questo moscato, e quindi questa idea è stata accolta. Per fortuna ho validi sostenitori che mi aiutano a realizzarla e quindi sarà sicuramente un'iniziativa dei prossimi mesi. Anna Enrico, il direttore di Land of Perfection. Quali sono le novità dei prossimi mesi per questo gruppo di consorzi piemontesi? Stiamo lavorando, diciamo, in modo parallelo sia sulle fiere di primavera dei paesi della comunità, quindi siamo ProWine, a giorni saremo con la collettiva insieme all'Union Camere a Vinitaly, con il ristorante Piemonte. Quest'anno si è rinnovata la collaborazione anche con Artissima, quindi il concorso per dare il logo al Vinitaly. Contemporaneamente stiamo lavorando anche sui paesi extra CE, a metà aprile saremo in Giappone per un testing a Tokyo e dopodiché torneremo a giugno, siamo nuovamente a Bordeaux con Vinespo, con un'altra collettiva di Piemonte Land, e intanto stiamo già pensando ai nuovi progetti che poi a fine maggio-giugno insomma presenteremo nuovamente sull'OCM Vino. Fabrizio Rapalino, il responsabile vitivinicolo della Coldiretti, che segue un progetto molto interessante dal nome altrettanto carino, Piccole Vigne del Piemonte. Ci racconta che cos'è questo progetto e quali sono la sua mission. Piccole Vigne del Piemonte è un gruppo di piccoli viticoltori che segue tutta la fase produttiva, dal vigneto fino alla cantina e quindi anche alla parte di marketing. Sono qui a Düsseldorf per presentare i loro prodotti, ma soprattutto per dare una testimonianza di una viticultura. Ho usato la U e non la O apposta, perché qui la è cultura. Roberto Bava, questo nuovo vermouth ne vogliamo parlare? Ma intanto ormai non è più così nuovo, cioè parliamone. Questa rinascita per noi è ormai da 5 anni, che è come se fossero 50 anni, cioè improvvisamente abbiamo risvegliato la Marcord che c'è un po' in tutti, o direttamente o il papà mi portava a prendere il vermouth o il nonno. Bene, con Vespa parliamo di vino, allora nuova, bellissimo produttore di vino, nuova azienda, ci racconta quali sono i suoi 3 prodotti e soprattutto sulle novità. Ma insomma, sono tutte novità, perché è la prima volta che veniamo qua, è la prima volta che li presentiamo. Sono vini che sono usciti l'anno scorso, il Fiano, anzi, eccolo qua, questo è uscito quest'anno, questo qua il Bianco dei Vespa, che sono io e i miei 3 figli. Questo qui, il Noi Tre, è un negro amaro in purezza, questa è l'annata 2011, sboccatura 2014, 3 anni sui lieviti.
ed è appena, c'è stata la sboccatura 2015 dell'annata 2010, quindi 4 anni sui lieviti. E poi ci sono i tre vini rossi, c'è il Bruno de Vespa, che è un vino rosso Puglia, con base primitivo, integrazione di altri vitigni pugliesi, il Rosso de Vespa, che invece è primitivo Salento, tutte e due 2013, e poi il Raccontami, che è il top di gamma, diciamo, primitivo di Manduria Riserva 2012, che è esaurito e adesso sta per uscire l'annata 2013. Raccontami, bellissimo nome di un'etichetta, ma qualcosa della sua splendida azienda con una storia mi deve raccontare. Dunque, allora, Raccontami l'ha trovato mia moglie, ed è il titolo di una trasmissione che da 6 anni facciamo alla radio su RTL 102.5, io e mio figlio. E siccome il vino è racconto, sentimentale o d'affari, o sempre racconto, e abbiamo messo. Angelo Bandinu di NAC PAC. Lei è l'inventore di questa nuova confezione che dovrebbe risparmiare cartone, quindi materiale, quindi carta e cartone, e sicuramente fa in modo che non si rompano le bottiglie. È vero e come mai? Assolutamente, questo è un nuovissimo prodotto che è un'evoluzione di già un prodotto che abbiamo, e il grado di sicurezza che riusciamo ad ottenere con questa tipologia di imballaggio è di, siamo riusciti ad ottenere tre sole rotture ogni 10.000 spedizioni, che significa di arrivare a uno 0,0034. L'azienda si trova a Pescara e attualmente riusciamo a servire tutto il territorio italiano. I clienti sono dalle più piccole realtà fino a aziende grandissime e anche di carattere internazionale, quindi da aziende che producono 60.000 bottiglie fino a milioni di bottiglie. Corrado Tenace, Oyster Oasis, ma che cosa vuol dire selezionare le ostriche? Selezionare le ostriche, infatti il nostro nome Oyster Oasis ci rappresenta molto, vuol dire proprio cercare le oasi più vocate, in cui i prodotti vengono naturalmente più buoni, oppure dove gli uomini sono veramente tenaci, come me, nell'arrivare a un risultato d'eccellenza. E con Carmelo Carnevale, che è presidente dell'Associazione Professionale Cuochi UK, come vengono utilizzate le ostriche in Gran Bretagna? Allora, le ostriche in Gran Bretagna vengono usate innanzitutto classico, diciamo, venduto al bancone con un bel bicchiere di champagne vicino. Poi io in cucina mi piace pure fare un po' una versione, sai, pastellata, fatta in tempurina o servita su un carpaccio di pesce crudo, abbinarlo anche volendo un chiaro spaghetto agli olio e peperoncino e finito con l'ostrica dentro al finale. Luigi Parise, lei ha aiutato il nostro maître delle ostriche ad abbinarle con qualche cosa di particolare, con che cosa? Assolutamente sì, con dello scotch whisky abbiamo portato alcune distillerie, insieme le maggiori distillerie della Scozia, che sono, diciamo, le prime 5, ecco, le più importanti, Oban, Talisker, Lagavulin, Cragamore e Caulila. E per abbinare con questa meraviglia di ostriche il nostro amico Corrado ha portato qui, abbiamo ben pensato di portare delle distillate edition.